Impantanata a metà classifica dopo un pari una sconfitta, Vicenza e Brescia impattano al Menti per 2-2, dividendosi la posta in palio e divertendo il pubblico sugli spalti, ma fallendo l'obiettivo della vigilia, ovvero vincere. Il Brescia per ripartire di slancio prima del tour de force della prossima settimana, il Vicenza per riscattare il KO del derby col Verona. Schieramenti speculari per le due squadre, entrambe schierate col 3-5-2. Le rondinelle cominciano bene, rendendosi pericolose già il primo con Corvia, che sfiora il palo alla destra di Pinsoglio. Dopo un timido inizio, il Vicenza comincia a prendere le misure. All'ottavo Malonga scalda le mani ad Arcari con una conclusione troppo centrale. La partita si scalda, il Brescia gestisce il pallone, il Vicenza prova a pungere in contropiede con accelerazioni verticali. Schermaglie che anticipano la traversa di Zambelli al 31esimo. Il terzino sfrutta al massimo il cross di Caracciolo, ma non riesce a trasformare il legno preso da ulteriore coraggio agli ospiti, ma paradossalmente è controproducente perché l'11 di Calori si sbilancia alla ricerca del vantaggio e subisce le ripartenze avversarie che finalmente trovano spazi più ampi. In uno di questi si infila Di Matteo, il cui rasoterra è bloccato da Arcari, che però nulla può sull'accelerazione successiva di Malonga al terzo minuto di recupero. Il diagonale dell'ex attaccante di Torino e Cesena è preciso, letale e regala al giocatore la quinta rete in 4 uscite. Concluso il primo tempo in vantaggio, il Vicenza dimostra di avere scarso feeling con la gestione del punteggio e in avvio di ripresa capitola subito. Il pari arriva al terzo con Salamon, centrocampista polacco, classe 91, arretrato per l'occasione in difesa da Calori. Ed attaccante puro il senso della posizione del giocatore cresciuto nell'Lech Poznan, che infila i biancorossi dopo la ribattuta di Pinsoglio sul colpo di testa di Caracciolo. E non è finita qui, perché passano solo 7 minuti e il risultato viene completamente ribaltato. Corvi alla prima da titolare viene lanciato colpevolmente solo sul secondo palo e appoggia in rete il cross di De Maio, un gol che ricorda molto il secondo subito nel derby. Il Brescia ha una furia, annusa l'aria e sente vicini 3 punti, prova a concretizzare il tris con Budel, ma il mediano scuola Milan non è fortunato e così si materializza la beffa. Gavazzi, prenotato dalla Samp per la prossima sessione di mercato, triangola in velocità con Plasmati, trovando il sigillo del 2-2 che accende il finale tra paure di capitolare e voglia di vincere. Alla fine ci sarà solo una grande occasione, il colpo di testa di Caracciolo alzato sopra la traversa da Pinsoglio. Un colpo di reni che salva il Vicenza da un KO forse ingeneroso e condanna al pari un Brescia coriaceo ma troppo poco cinico. Appuntamento per entrambe a martedì, il Vicenza ospite del Sassuolo capolista punteggio pieno, il Brescia impegnato in casa col Modena, vincente oggi col Livorno.